Ci siamo. Ok. Buonasera. Buonasera a tutti. Le 21 e qualcosa, perché abbiamo perso un po' di tempo, perché come vedete la location è un po' particolare questa Solitamente sera. Sta seduta e io sono più bassa. Stasera c'ho i tacchi. E io sono più nana. Allora, va buonasera bene a tutti voi. Lei non sa quello che faremo fra qualche Assolutamente minuto. Assolutamente no. Ma siamo sul terrazzo del mio studio. E da qui si vede, tra l'altro voi non potete vederlo, ma si vede un bel panorama di Latina. Ora, che cosa faremo? Io ti ho scritto, è una serata dedicata chiaramente alla motivazione. Mi dispiace se ci vedete male, ma è tutto buio qui. E, allora, gli avevo detto a Elisabetta di scrivermi tre cose che lei assolutamente avrebbe voluto mandare via. E di scrivermi tre cose che invece lei avrebbe desiderato raggiungere. È chiusa, okay. Si è chiusa, è ripartita la connessione? Ok, abbiamo problemi di connessione. Ecco solo. Per cui nelle tre cose che avevamo detto, le tre cose brutte che lei voleva mandare via, lei mi ha scritto il fatto di non amarmi. Esatto. E perché hai detto il fatto di non amarti? Che ho sempre messo... Alza la voce perché di là non ti sentono. Ho sempre messo le altre persone prima di me. Quindi sempre il secondo piano e quindi poi alla fine ci sono stati dei problemi. Quindi il fatto di non amarti, tu dici ho sempre pensato agli altri, e ho sempre messo me da parte, per cui per quello mi sono dimenticata di prendermi di mangiare, cura di me, esatto. Mi sono dimenticata che c'era una vita fuori, fuori dal lavoro, dagli impegni, dalle responsabilità. Esatto. Vi dico il riassunto di quello che è stato fatto in questi percorsi di coaching e poi ti svegli a 50 anni e ti rendi conto che esisti anche tu. Esatto. E quindi questa è una delle cose che lei vorrebbe mandare via, ma non mandare via gli affetti, mandare via fatto che lei è stata incapace di gestire tutte e due le cose, ok? Sì. Poi nelle tre cose che lei assolutamente vorrebbe mandare via è chiaramente il sovrappeso. Assolutamente. Giusto? Ok, e poi nelle tre cose che lei vorrebbe mandare via c'era il fatto di mangiare male, perché chiaramente se è in sovrappeso lei mangiava male. Ora ti chiedo questo. Sì. Intanto vediamo le tre cose che lei vorrebbe assolutamente raggiungere come obiettivo. Il peso forma, chiaramente. Un lavoro appagante. Esatto. Che significa un lavoro appagante? È un lavoro che ho sempre immaginato in una certa maniera e quindi... perché poi quando tu trovi lavoro e fai quello che trovi, insomma, perché bisogna lavorare e quindi certo, ti accontenti di quello che c'hai. E invece è una cosa che mi piace fare, come farla anche, non so, anche vestita in una certa maniera, quindi... Bella in tiro, bella in forma. Esatto, in forma, quindi vestita elegante, insomma. Questa cosa del lavoro poi dedicheremo una puntata. E quindi il peso forma, un lavoro appagante e poi lei mi ha disegnato un cuore e mi ha detto non mi chiedere nulla, ognuno la interpreta a casa come vuole, io ho disegnato questo cuore, è nel mio cuore quello che voglio intendere nel momento in cui io voglio raggiungere gli obiettivi, esatto. Quindi rispetta la mia privacy in questo senso e non mi chiedere niente. E quindi io rispetto quello che lei dice e non le chiedo niente. Ora però ti dico una cosa. Dimmi. Immagina soltanto per un attimo se tu continui a mangiare male, continui ad ingrassare, ok? E continui a mettere al primo posto sempre gli altri e continui anche a sentirti in qualche modo uno straccio per non essere stata capace di amare te stessa. Prova ad immaginare solo per un attimo se tutte e tre queste cose dovessero accadere. Come ti sentiresti? Oddio, uno straccio, l'hai detto tu. Prova ad immaginare per un attimo... a Natale arrivi al tuo peso forma, hai perso i tuoi 25-30 kg in tutto, indossi quel vestito meraviglioso, sarà il Natale più bello della tua vita, sarà il Capodanno più bello della tua vita, esatto. Le persone che ti vedranno, ti vedono per strada, non ti riconoscono, piena di complimenti, la tua storia potrebbe essere utile a tantissime donne che hanno vissuto un po' i tuoi stessi problemi. Immagina che questo magari si potrebbe tradurre in un giorno anche in un lavoro che potrebbe piacere a te. Immagina di vestita per Latina, vestita in giro per l'Italia come piace a te. Immagina di essere una donna che a 50 anni ha raggiunto i massimi livelli della sua vita. Come ci si sente? Da favola. Allora, benissimo. Facciamo una cosa molto bella adesso. Io ti do questi tre foglietti. Sì. Fermi là, Ti do questo accendino. Quelle sono le cose brutte. Ah, ok. Metaforicamente tu le brucerai. Ok. E il momento in cui saranno diventati cenere, è come se tu...
li avessi completamente eliminati nella tua testa. Ti ho sempre detto che il corpo fa quello che il cervello vede. Esatto. Focalizzata sui problemi vuol dire continuare ad amplificare i problemi. Esatto. Da adesso saremo focalizzati solo sulle cose belle e quindi il corpo genererà nuove connessioni neurologiche affinché tutto possa accadere secondo i tuoi obiettivi. Okay, quindi tutte ti do, cose belle. Metti qua i foglietti. No, no, reggi con una mano e con l'altra accendi e brucia. Ok. Siamo ecologici, quindi non buttiamo niente a terra. Funziona? Sì. Sì. Okay. Deve funzionare. Ecco, adesso mentre brucia tu prova ad immaginare proprio, buttalo qui dentro poi, se, sì, sì. Fallo bruciare bene, Elisabeth. Immagina proprio tutto quello, il fatto che stai mandando via tutte le cose brutte che ti hanno fatto stare male fino ad oggi, quindi non sei capace a bruciarle. Non le vuoi no. proprio mandare via, Elisabeth? No, no, le voglio mandare via, ma non sono capace. Ok, fallo accendere non bene. Non sono un piromane. Ok, falle accendere bene, falle okay. bruciare bene finché non diventeranno cenere. E dall'altra parte, mentre questo brucia, accadrà un'altra cosa. Possiamo fare anche l'altra cosa. E nel frattempo qui lasceremo bruciare. Ecco, Elisabetta, io voglio proprio... Falla partire. Quella cosa lì puoi farla partire, Agostino. Ci abbiamo chiaramente delle persone che ci aiutano stasera, altrimenti non stasera, potremmo fare. Sì, ci abbiamo... Allora, queste cose stanno andando via. Okay. Le stiamo bruciando, le stiamo riducendo in cenere e quindi questo vuol dire che esattamente come vedi tutto fumo che se ne va via nell'aria, esattamente nella tua testa deve andare via tutti questi cattivi pensieri, e perché la cosa è che tu da oggi dovresti essere focalizzata solo sulle cose belle che vuoi dalla vita, quindi positive, focalizzata da domani, da adesso, su quello che sarà il dicembre di quest'anno, che sarà il più bel dicembre della tua vita, su quello, questo lo tieni per te, lo conservi sì. per te, su quello che sarà la tua forma fisica, su quella che sarà la tua voglia di amarti. Ogni giorno quando ti alzi la mattina devi dire Elisabetta al primo posto, perché se sta bene Elisabetta stanno bene tutti quanti. Vivere ogni giorno con l'identità della persona già magra, della persona già in forma, della persona leader, della persona motivata, ti permette di essere perfettamente congruente con quello che stai facendo. Non puoi dire faccio la dieta, quando sarò dimagrita farò questo. No, devi dire oggi io sono già la persona in forma, la persona che si vuole bene, la persona che si ama, la persona che vuole trasmettere agli altri il fatto che se vuoi puoi, ok? Tutto questo deve essere per te motivo di, stranamente si è fermato il vento, deve essere per te come al solito, motivo no? di orgoglio, devi dimostrare a tutte quelle persone che ogni giorno ti guardano che sì. Ci stai credendo con tutta te stessa, che lo stai facendo e che quindi se lo fai tu lo possono fare anche gli altri. Esatto. E esattamente come ogni giorno vai in palestra, come ogni giorno vai a camminare, devi trasmettere alle persone il fatto che non è facile, si no. può fare ma non è facile, ti devi fare un mazzo così, devi alzare la mattina, devi pensare a come devi mangiare. Adesso tentiamo di far volare anche la lampada dei sogni, quindi non sappiamo se volerà, se non vola ne accendiamo un'altra perché ce le abbiamo. Abbiamo preparato le lampade dei sogni e se non riusciamo a farle partire stacchiamo la diretta e poi la riaccendiamo, perché vogliamo affidare al cielo tutti i tuoi okay, sogni, tutti i tuoi desideri. Perfetto. Nel frattempo carino, sì. volevo che tu mandassi questo tipo di messaggio, cioè ogni giorno, io ammiro molto la sua riservatezza, lei fa parlare molto me e non scrive mai tanto su Facebook perché ha sempre paura di sbagliare, ha sempre paura di essere troppo invadente, invece io ti do l'autorizzazione di scrivere tutto quello che vuoi e di motivare le persone. Le persone devono capire il sacrificio che stai facendo, ma che è un sacrificio bello, perché lei è stata capace veramente di trasformare la sfiga in sfida, lei è stata capace veramente di avere la forza di alzarsi ogni mattina, di avere la forza ogni mattina di andare in palestra quando non possiamo andare a camminare, sì, sì. di avere la forza di mangiare sano. Qualcuno oggi mi ha scritto, ma le libere non le fa? Sistina mi ha scritto, ma perché lei non fa la libera del sabato e della domenica? E io le ho risposto perché io le ho dato la possibilità, se vuole, di fare la libera, ma lei ha detto assolutamente non mi interessa, perché a me quello che interessa in questo momento della mia vita è per una volta nella vita essere concentrata su di me. Esatto.
Questo è uno dei più bei messaggi che una persona può mandare a tutte voi che siete a casa e che state facendo veramente un grande, grande sacrificio per raggiungere i vostri obiettivi. A volte è difficile, voi mi scrivete che avete questa gran voglia di dolci, questa gran voglia di formaggi, avete scritto tutte queste grandi voglie che avete e siete sempre focalizzate sul problema, sul bisogno di mangiare, sulla voglia di mangiare. In realtà voi dovreste essere focalizzate come lei da questo momento, ma già lo sta facendo da tempo, su quelli che sono i suoi obiettivi, su come cambierà la sua vita, su quello che le diranno le persone quando la incontreranno, su quello che già le dicono quando le incontrano, tipo: Ah, adesso Elisabetta è quella delle dirette, la signora delle la signora dirette. E quindi quanto è bella questa cosa che le persone ti è bella, vedono. sì. L'altro giorno una cliente le ha detto, lei stava studiando da me, una cliente ha detto: mamma mia, è impressionante come visivamente si vede che è dimagrita veramente tanto. Allora, queste sono le cose che ti devono dare la forza. Certo. A me non piace fare le cose strappalacrime, ma vi assicuro che dietro questa voglia di dimagrire c'è una grande voglia di riscatto. E se la merita tutta quanta. Io la conosco da un po' di tempo e se la merita tutta quanta. Se parte questa lanterna, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, sì, Aspetta, eh. tu parla con loro. Arrivo a Io parlo. prenderla? No, ancora mi hanno detto di No, no. no. Perché abbiamo Ancora no. acquistato le lampade, volevo che lei affidasse in qualche modo al cielo e a tutti quanti voi che la state sostenendo i suoi obiettivi e questo grande desiderio di raggiungerli. Ce la facciamo? No, Sì. falla volare, poi la riprendiamo mentre vola. Aspettate che la Intanto. prendo. Ok, Elisabetta, proviamo? Oh, Intanto dai, guardate quanto è bella. Vai bellissima. Elisabetta. Quando Facciamola, tira su, manda. quando tira su la lasciamo andare, io te l'ho lasciata, lasciala Ok. andare, quando vedi che vuole Pensi andare che lascia, tira? lasciala, lasciala, vediamo se va. No, No? no, 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 no. Aspetta, no, via, Oh, i stai andando. cavi, i cavi. Ho capito, ragazzi, Bruci tutto. eccola qua, Ecco eccola qua. qua. Che cade a Riprendiamola. terra. Che Come? bella, guarda che bella. No, no, adesso vola, eccola là. Eccola, è Oh, partita. è partita, riprendiamola. Vai Eccola Elisabetta, qua. affida al cielo tutti i tuoi sogni. Guardala Esatto. volare e guarda il mese di dicembre tutti i tuoi obiettivi raggiunti. Immagina tutte le cose belle che le persone ti possono dire, immagina la sensazione di aver raggiunto veramente i più bei obiettivi della tua vita. Immagina che se puoi fare questo, puoi fare un sacco di altre cose nella tua vita. È La vero. perdita di peso è solo una metafora rispetto a tutto quello che puoi fare. Guarda quanto è bella. È partita meravigliosamente. Bene. Bella, vero? Sì. Guardate che meraviglia. Ok, tornate qui da me con la diretta. Allora, mentre noi ci godiamo la lampada che se ne va su e che porta su Andata, è tutti i andata. desideri di Elisabetta, vi ringraziamo per le grandi condivisioni dei video che ci sono. Ci Grazie a vediamo nella voi. diretta di domani sera, faremo un sacco di altre cose belle in settimana. Vi auguriamo una nottata piena di sogni belli e noi andiamo a finire di lavorare, di fare la seconda parte del lavoro in E coaching oggi privato. buonanotte a tutti, E allora. oggi buonanotte. Ciao!